Tragica scoperta a Fano, rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, ancora ignote le cause del decesso, indaga la polizia. Maltrattamenti in famiglia, umiliazioni e controllo continuo di spostamenti e comunicazioni. Quarantenne finisce in carcere, l'accompagna in una casa d'emergenza. Nasce a Fano Alba Rosa, un'associazione di volontari che accoglie, sostiene e accompagna le vittime di violenza. Presidente e socio fondatore, l'ex comandante dei Carabinieri, Antonino Barrasso. Attraversamenti rialzati, ciclabile e nuova segnaletica stradale. Entro dicembre via Fanella a Fano diventa zona a 30 km orari. Appesero alberi caduti per far spazio alla cittadella del basket. Sulla vicenda interviene l'associazione La Voce del Miralfiore. Noi non siamo quelli che, come ci vengono appellati, apostrofati come quelli del no. Noi siamo, chiaramente comprendiamo quelle che sono le difficoltà operative in certi contesti, quindi capiamo che in certe occasioni certi alberi devono essere abbattuti, ma è anche vero che spesso e volentieri tanti altri possono essere salvati. Protezione civile, dopo il training di cucina, il CODMA di Rosciano ha eseguito quello di logistica con l'allestimento delle tende di primo soccorso. Il secondo atto di Malatesta Fano, al via 4 giorni di cultura e spettacolo nella tradizione rievocativa della Pandolfaccia. Si parte con una fiaccolata e un documentario su Pandolfo III. Un centinaio di aerei della Seconda Guerra Mondiale facenti parte dell'aeronautica militare dagli anni 40 agli anni 80, inaugurata la seconda mostra di modellismo statico alla Darsena Borghese. A Urbino è tutto pronto per la 14ª edizione di Biosalus, il festival dedicato al biologico e al benessere olistico. Martedì 3 ottobre, buonasera a tutti e benvenuti al telegiornale Occhio alla Notizia di Fano TV. Come avete sentito questa mattina, gli agenti del commissariato di Fano hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di colore nei pressi del Ponte Metauro in una via parallela a Viale Epiceno. Non dovrebbe trattarsi di un decesso avvenuto recentemente, infatti il corpo dell'uomo era in avanzato stato di decomposizione e non presentava segni di violenza. A trovare il cadavere disteso nell'erba, un cercatore di tartufi che ha immediatamente allertato la polizia. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia scientifica per i rilievi. Restano da chiarire le cause del decesso e l'identità dell'uomo. E gli agenti della squadra mobile della Questura di Pesaro hanno arrestato un italiano di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono iniziate il 25 settembre scorso, quando una giovane donna si è presentata in questura per raccontare il dramma della sua relazione affettiva. Già madre di due figli, la donna aveva conosciuto 2 anni prima sui social quello che poi è diventato il suo compagno di lì a poco convivente. Nel giro di breve l'uomo ha mostrato una gelosia ossessiva, costringendola a vivere in un clima di violenze fisiche, soprusi, umiliazioni, controllo continuo su ogni suo comportamento, spostamento e comunicazione, tanto da costringerla a interrompere ogni rapporto lavorativo, portandola all'isolamento da amici e familiari. Atteggiamenti che in alcune occasioni si sono verificati anche in presenza di uno dei figli minori. In considerazione della gravità dei fatti, la vittima è stata portata in una casa d'emergenza, mentre per il quarantenne è scattata la misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo, che nel frattempo aveva raggiunto la città di Pescara, è stato rintracciato, arrestato e poi condotto nella casa circondariale di Villa Fastigi. E proprio con l'obiettivo di tutelare le donne vittime di violenza, prima che nei loro confronti avvenga l'irreparabile, è nata Alba Rosa, un'associazione di volontariato in grado di organizzare una cintura di sicurezza. Sentiamo i particolari nel servizio di Massimo Foghetti. Fano è particolarmente ricca di associazioni di volontariato che operano in diversi campi, da quello sociale a quello della cultura, a quello del turismo, a quello della protezione civile. Ma l'associazione che è stata presentata in questi giorni nella Chiesa del Suffragio copre un campo d'azione che ancora oggi aveva un gran bisogno di sostegno, quello a favore delle vittime di violenza. È nata così Alba Rosa, il cui obiettivo prioritario è quello di tutelare le donne. Ecco perché Alba Rosa. Oggetto di soprusi da parte dei loro mariti, padri, compagni, fidanzati, maneschi, una protezione che si concretizza
né l'accompagno nel momento in cui le vittime devono uscire di casa e nella tutela all'interno delle mura domestiche. La violenza va sempre denunciata, ma è dopo la denuncia che la vittima diventa più fragile. La nuova associazione è stata presentata dal luogotenente Antonino Barrasso, ex comandante della stazione dei Carabinieri, prima di Marotta, poi di Fano, che si avvale della collaborazione di tante persone, diciamo così, addette ai lavori. Sentiamo. Albarosa nasce da un gruppo di colleghi e di amiche dove parlavamo di migliorare la tutela alle vittime di violenza domestica. C'era una lacuna tecnica, perché quando i casi sono molto eclatanti le misure della Procura della Repubblica sono molto molto urgenti e quindi l'allontanamento, il divieto di avvicinamento scatta immediatamente. Nei casi in cui la querela è un po' più meno grave, diciamo, queste persone restano, prima che vengano assunte decisioni, 4-5 giorni alla loro mercé. E qui noi ci siamo proposti di accompagnarle nella vita quotidiana, casa lavoro, casa spesa, casa scuola per i figli o l'assistenza ai genitori anziani, insomma i luoghi dove abitualmente una persona va. Non siamo guardie del corpo assolutamente, siamo dei testimoni, tant'è che operiamo con body cam, registriamo tutto quello che accade dove la legge ce lo consente e serve a dare un po' di tranquillità, serenità a queste persone, a dissuadere chi ha intenzioni magari bellicose e paradossalmente può essere anche utile al presunto autore, perché nei comportamenti virtuosi registreremo anche quelli, insomma. Comandante, lei ha una consolidata esperienza nel campo della tutela dell'ordine pubblico grazie alla sua lunga militanza nell'Arma dei Carabinieri. Si è già confrontato con casi simili? È presumibile che ci siano casi che vengano denunciati, che ancora sono latenti. Non dimentichiamoci che chi è vittima di violenza, normalmente quasi sempre le donne, hanno sempre quell'atteggiamento di salvaguardia della famiglia, non vogliono mai arrivare alla rottura definitiva in modo traumatico, oppure hanno talmente paura che rivolgersi all'autorità secondo loro è sbagliato, e invece è al contrario, è denunciare che li aiuta a venirne fuori e non omettendo. A Fano continuano gli interventi di moderazione della velocità e di messa in sicurezza di alcune strade cittadine. Entro la fine dell'anno il Comune interverrà in via Fanella rendendo la zona a 30 km orari. I lavori dovrebbero partire nel mese di novembre. Sentiamo. Abbiamo approvato un progetto che è legato ad un intervento che entro dicembre realizzeremo in via Fanella per la messa in sicurezza di quell'arteria, per un potenziamento di quello che è la ciclabile, ma per la costituzione di una zona 30. Il tratto riguarda l'intersezione con via della Fornace sino ad arrivare, diciamo, al sottopasso, quello che collega Centinarola. È un intervento fortemente voluto dalla cittadinanza, che in questi anni a gran voce ci ha richiesto proprio di andare a ridurre la velocità. Ecco la risposta: andremo a costituire una nuova zona 30 che appunto interessa anche proprio degli interventi strutturali e faremo degli attraversamenti rialzati, perché in quel tratto le persone in bici, a piedi ed in macchina possono convivere all'interno dello stesso spazio, necessariamente senza segnalare a terra né lo spazio per il pedone e né quello per la pista ciclabile. Questa è un po' una filosofia su cui sta andando il mondo, non solo Fano. Noi fortemente ci crediamo ed è per questo che ci impegniamo ogni volta a realizzare un tratto in più. I lavori riguardano l'intervento di rifacimento della pavimentazione stradale. In particolare andremo a riqualificare le zone particolarmente ammalorate che riguardano la pista ciclabile riservata agli autobus esistenti, quindi andremo a riqualificare il fondo stradale e andremo poi a realizzare una serie di interventi di segnaletica che prevederà quindi una segnaletica di tipo bicomponente, quindi più duratura, e ha la finalità di collegare a livello ciclabile quello che è la zona di Centinarola e quindi il sottopasso ciclabile già realizzato con la rotatoria di via Fanella che interseca via Aldo Moro, quindi si configura come un intervento di
di cucitura proprio per ristabilire la priorità e la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni in questa via ad elevato traffico e velocità di percorrenza. Quindi è un intervento che sicuramente ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale. Dopo quello sul lungomare di Torrette, giovedì 8 ottobre alle ore 18 al Fanno Marine Center, l'amministrazione comunale e i progettisti presenteranno la cittadinanza al waterfront di Sassonia, tra i lavori che verranno illustrati anche quelli inerenti all'anfiteatro Rastatt e ai parcheggi. Ci spostiamo ora a Pesaro, dove sono stati abbattuti diversi alberi per fare spazio alla cittadella del basket, una soluzione che però non è piaciuta ai residenti della zona e che ha richiamato l'attenzione dell'associazione La Voce del Miralfiore. Marco Lonigro. Cantiere aperto a Villa San Martino, un quartiere di Pesaro, per la realizzazione della cittadella del basket, una struttura polivalente finanziata con i 4,4 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento è iniziato il 20 settembre e terminerà a dicembre 2024, lavori importanti che comportano l'abbattimento di diversi alberi, una situazione non gradita ai residenti della zona e dall'associazione La Voce del Miralfiore. Noi siamo in Via Togliatti in questo momento, è iniziato un nuovo cantiere. Qual è attualmente la situazione? La situazione è che questo cantiere, che è denominato la cittadella del basket, prevede la realizzazione di una palestra e di una palazzina antistante che si affaccia su Via Togliatti. Ora, nel momento in cui è stato approvato questo progetto, inevitabilmente questi 22 alberi che sono stati abbattuti sono stati condannati, perché questa struttura nascerà esattamente dove questi alberi purtroppo erano presenti e dove in qualche maniera fornivano un servizio alla comunità importante, sia perché è antistante appunto alla piscina, sia perché partecipano, diciamo, all'ecosistema e quindi fornire servizi importanti, diciamo, per la qualità della vita di tutti i residenti. Noi non siamo quelli che, come ci vengono appellati, apostrofati come quelli del no, noi siamo chiaramente... Comprendiamo quelle che sono le difficoltà operative in certi contesti, quindi capiamo che in certe occasioni certi alberi devono essere abbattuti, ma è anche vero che spesso e volentieri tanti altri possono essere salvati e purtroppo viene a mancare questa seconda opzione, cioè quella di salvarli, ripeto, progettando attentamente. Nonostante alcune lamentele da parte dei residenti, l'amministrazione procede spedita? L'amministrazione purtroppo troppo spesso procede spedita non ascoltando minimamente il parere e le aspettative dell'opinione pubblica, e in questi ultimi anni l'abbiamo spesso contestato questo fatto, e noi riteniamo che sia possibile in qualche modo operare in sinergia con l'amministrazione. Sarebbe sufficiente che l'amministrazione in qualche maniera fornisse diciamo, in maniera tempestiva le informazioni, anziché ritrovarsi praticamente a intervenire a posteriori, quando praticamente solamente quando vediamo gli alberi cadere, che chiaramente è sempre molto tardi. Quello che possiamo fare è solamente cercare di limitare i danni, mentre invece si può operare decisamente meglio salvando il salvabile. Chiaramente non chiediamo miracoli, però quello che si può salvare si deve salvare. Siamo convinti che questo è un progetto forzato, che non doveva nascere in questo posto, doveva nascere chiaramente alla Torraccia, dove era la sua destinazione, prevista anche dal piano regolatore, tra l'altro. È stato forzato qui per una questione di convenienza economica. E andiamo al Codma di Fano, dove lo scorso fine settimana l'area è stata oggetto di un polo formativo riguardante il training di logistica di protezione civile FIR-CB con l'allestimento di tende per il primo soccorso. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. A distanza di circa un mese, l'area del Codma di Rosciano a Fano è stata interessata da un'altra esercitazione da parte della Protezione Civile. La scorsa pratica ha visto gli uomini e le donne provenienti da varie regioni d'Italia formarsi sulla questione cucina, ovvero l'allestimento di un campo per 250 sfollati completo di montaggio dei servizi, preparazione dei pasti e raccolta differenziata del materiale. Lo scorso fine settimana invece si è tenuto il corso per il training di logistica FIR-CB, 3 giorni di formazione logistica riguardante il modulo 250, la presenza dei consiglieri nazionali che hanno esaminato i lavori e del presidente nazionale. In contemporanea si sono tenuti anche gli esami per acquisire il brevetto da formatore nazionale. Nello specifico vengono montate tutte le tende, in modo particolare, come vedete alle spalle ci sono delle squadre, dei ragazzi nuovi che non hanno mai montato le tende, quindi imparano a montare velocemente
velocemente le tende. Da qui nasce il capo team, il capo missione, il capo tenda, che darà ordine per montare la tenda, perché è tutto un programma su seguirsi. Se non conosci il materiale, se non conosci le tende, vi metti circa un'ora per tenda, quando invece deve andare su in poco tempo. Le tende in un campo sono 45, e quindi se arrivi il mattino verso l'una, le prime ore del pomeriggio, il campo deve essere, non diciamo a regime, però certamente. Oltre a questo, il team logistica installa le cucine, la plonge, il tendone e tutta quella parte dei bagni, quello che serve all'interno del campo, dal magazzino e tutto il resto, mentre invece la cucina si occupa solo di cucina. 15 giorni fa siamo stati a Martina Franca in Puglia per quanto riguarda la segreteria. I team cominciano a crescere ed essere molto numerosi, e quindi FIRCIBI ha deciso che, anziché fare un training come abbiamo fatto negli anni scorsi uniti con tutti e quattro i team, li ha suddivisi in quattro sezioni, e questa è la terza. L'ultima esercitazione per i volontari di protezione civile si svolgerà in Piemonte e riguarderà le comunicazioni radio. Sì, beh, la prossima esercitazione FIRCIBI nazionale proverà quelle che sono la formazione per le telecomunicazioni, che è anche, appunto, come diceva prima mio collega, il core business. Quindi proveremo sia le tecnologie già oramai assodate, ma anche le nuove tecnologie satellitari, le telecomunicazioni in emergenza, sia con i volontari che già sono esperti in questo settore, ma anche con i volontari nuovi che si approcciano alla telecomunicazione in emergenza. A Urbino invece il 7-8 ottobre è in programma la 14ª edizione di Biosalus, il festival gratuito dedicato al biologico e al benessere olistico. Ad Urbino la 14ª edizione del Biosalus Festival, l'evento culturale, commerciale, artistico e gastronomico dedicato al biologico e al benessere olistico, dove tradizione e rigore scientifico si incontrano per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Biosalus Festival in programma sabato 7 e domenica 8 ottobre con ingresso gratuito, e anche un'occasione unica per scoprire una delle città simbolo del Rinascimento italiano. Un evento storico, che siamo alla 14ª edizione, anche se è iniziato 17 anni fa, perché purtroppo per la pandemia si è stato fermo appunto per 3 edizioni. Chiaramente è l'evento che rappresenta il modo, lo stile di vita, il modo di produrre di questo territorio, che è partito da questo territorio e vuole comunicarlo al mondo. Nel tema del biologico c'è riuscito, perché è partita quando ancora non si, negli anni 70, quando ancora non si sapeva neanche di cosa si parlasse, e oggi invece è diventata una realtà a livello mondiale. Quindi chiamiamo con questo evento ad Urbino a parlare appunto dello stile di vita, di una qualità della vita, del benessere, della cultura del cibo, e del cibo sano e buono, anche perché deve essere sano ma deve essere anche buono. Quindi chiaramente in questo fine settimana, appunto del 7 e l'8, invito tutti a venire ad Urbino. La città è già tutta prenotata, quindi però sicuramente si potrà visitare, magari gli alberghi sono tutti pieni, però chi vuole venire a visitare questo evento è veramente l'evento di questa città. Biosalus è un'iniziativa del Comune di Urbino e dell'Istituto di Medicina Naturale. L'intero programma è ricco di stimoli, curiosità e spunti di approfondimento. 2 giorni pieni di iniziative dove i grandi protagonisti saranno il benessere della persona, la cultura e l'armonia uomo-ambiente. Oltre al cuore pulsante della manifestazione, che si riconferma essere il Collegio Raffaello, che è in Piazza della Repubblica, dove si alterneranno tutti e 3 sale conferenze con workshop, appuntamenti dedicati al benessere olistico. Vorrei soffermarmi appunto su questo tema, benessere olistico, perché molti ritengono che il Biosalus sia un evento New Age. Qui non parliamo di New Age, ma parliamo veramente del benessere a 360 gradi della persona, quindi la possibilità di conoscere e di ampliare i propri orizzonti per poter vivere in salute ed in benessere. Quindi non è solamente New Age, non è una moda, ma è veramente uno stile di vita. Sono tanti stili di vita che ognuno poi può seguire, scegliere il proprio per mantenersi in salute ed in benessere. Per non scontentare nessuno, io direi che il Collegio Raffaello è il cuore pulsante, dove, come ripetiamo, ci saranno tutte le conferenze e i workshop dedicati al benessere, e gli espositori, quindi le aziende.
aziende, dei prodotti per la cura del benessere. Poi sarà un'area totalmente dedicata invece all'enogastronomia del territorio e a chilometro zero, quindi per chi vuole assaporare e acquistare i prodotti del territorio e quindi anche prodotti biologici e prodotti a chilometro zero, sicuramente si dovrà recare a Piazza San Francesco, Piazza delle Erbe, e troverà appunto questi prodotti. Poi ci sarà anche strizziamo un occhio anche all'artigianato artistico e agli hobbisti, che riempiranno di colore i portici di Corso Garibaldi, un occhio anche agli operatori del benessere, quindi chi vorrà sperimentare consulenze e trattamenti di arti del benessere nella rampa di Francesco Di Giorgio Martini a cura della rete olistica italiana. Nel programma della 14ª edizione del Biosalus Festival presente anche un appuntamento con lo sport. È un desiderio che avevamo da diversi anni. Urbino Street and Sport appunto è la manifestazione che si unisce a Biosalus Outdoor e a Biosalus Festival, e che è nata sostanzialmente come un open day di tutte le associazioni sportive del territorio, che quest'anno appunto sarà presente a Borgo Mercatale, in particolare con le associazioni sportive nella giornata di domenica pomeriggio. Il piazzale di Borgo Mercatale, veramente ampio, sarà proprio lo spazio dedicato alle associazioni sportive, dove si potranno vedere esibizioni ma anche praticare, provare le attività proposte. Domani prende il via il secondo atto dei Malatesta a Fano, rievocati come sempre dalla Pandolfaccia. Il gruppo storico ha annunciato una serie di iniziative culturali che consentiranno al pubblico di conoscere meglio i Malatesta e l'epoca in cui vissero. Tornano i Malatesta a Fano. Dopo gli spettacoli, le esibizioni, l'aspetto gastronomico, oggi ritorna all'aspetto culturale. Presidente, la manifestazione si qualifica sempre più per un aspetto veramente importante, per conoscere sempre più questo periodo del Medioevo, della nostra città. Sì, l'impegno della Pandolfaccia logicamente è un impegno di ricostruzione storica, di spettacoli, di attrazioni, ma è un impegno anche quello di raccontare anche attraverso la cultura, attraverso libri, persone che hanno parlato della famiglia malatestiana. Poi nel decimo anno avevamo questo sogno anche di poter concentrare una parte più culturale che durante l'evento estiva si fa difficoltà ad inserire. Quindi abbiamo pensato a quattro giornate che prevederanno tre presentazioni di libri che vi invitiamo ad andare a vedere sul nostro sito, lì è tutto il programma aggiornato. La domenica daremo la possibilità, perché è un occhio sempre ai bambini verso la nostra città, e non solo la possibilità di testare le attività della Pandolfaccia, quindi di provare le bandiere, le spade, non solo. E poi l'evento che un po' ci piace di più, che è di orgoglio, è quello di mercoledì 4, la fiaccolata in onore di Pandolfo III, cioè nella data della sua morte faremo una fiaccolata per le vie della città ricordando Pandolfo III. E a questo invito abbiamo invitato diversi gruppi, non solo di Fano ma anche dei limitrofi, e saremo più di 100 persone vestite in costume storico a fare questa fiaccolata dalle ore 21. Ecco, il tutto nella chiesa di San Francesco, che è una chiesa malatestiana, dove poi riposa Pandolfo III Malatesta. Ecco, il vostro impegno è anche quello di valorizzare questo tempio malatestiano, insomma, che non è quello di Rimini, però per la nostra città è molto importante. È molto importante, molto bello. È chiaro che è la casa adesso dove c'è Pandolfo III, la moglie, e non solo. È un peccato un po' lo stato in cui lo teniamo, e quindi un po' anche delle volte accendere i riflettori serve anche per far vedere quello che dovremmo fare, perché poi io adesso, come battuta, quando passo lì davanti vedo i turisti che aprono la bocca e magari dispiace da fanese vederli in quello stato. Quindi la missione un po' della Pandolfaccia è anche quella di accendere la luce su questi monumenti. Faccio un inciso: su quest'estate i ragazzi della scuola che facevano da ciceroni hanno avuto tutti i pomeriggi pieni di turisti che chiedevano e volevano informazioni. Quindi è un'attività che funziona ed è un'attività che noi ci teniamo tanto. C'erano modellisti provenienti da tutta la regione domenica mattina alla Darsena Borghese a Fano, dove è stata inaugurata la seconda mostra di modellismo statico di aerei. L'iniziativa è stata seguita per noi da Cristiana Guerra. Per il secondo anno consecutivo, la splendida cornice della Darsena Borghese di Fano ospiterà fino all'8 di ottobre una mostra di modellismo statico di navi e aerei. Inaugurata domenica mattina alle 10 alla presenza dell'assessore Barbara Brunori e dei soci ANMI, lo spazio accoglie oltre un centinaio di modelli fra aerei e navi, realizzati con vera passione e provenienti da ogni parte della regione, grazie alla collaborazione dell'Associazione Modellisti Chiara Vallesi e del Museo Storico Aeronautico Loreto.
un'iniziativa di lustro, anche perché evidenzia una passione importante che è quella del modellismo, quindi copre tutta anche un'utenza di persone che si dedicano, non solo un'iniziativa gemellata perché tutta la parte, diciamo, degli aerei c'è stata portata da un'altra città, è una cosa molto bella che mette in evidenza un talento fanese, perché molti dei nostri artisti hanno messo appunto a disposizione questo materiale, è un'iniziativa a cui invitiamo tutta la città a visitare perché è davvero preziosa, molto bella, curata nei dettagli e c'è una parte anche della nostra storia marinara. Promotrice dell'iniziativa, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia della sezione di Fano, sempre attiva sul territorio locale nell'organizzazione di eventi culturali. Quest'anno, in occasione dei 100 anni dell'aeronautica militare, abbiamo dato maggior spazio al comparto aereo, oltre alle navi che noi esponiamo per dovere professionale. Di aerei ce ne sono circa un centinaio e sono tutti aerei che hanno partecipato alla Seconda Guerra Mondiale e poi tutti gli aerei che hanno fatto parte dell'aeronautica militare dal 1940 al 1980. Le navi sono una trentina, però di un livello medio-alto, modelli pluripremiati in concorsi sia nazionali che internazionali. Presente fra una decina di modellisti fanesi anche Sergio Locatelli, vincitore di parecchi premi in tutta Italia. Sergio, da dove si parte per costruire un modello? Modelli autocostruiti si parte da dei disegni, si trovano anche in commercio, ci sono delle ditte specializzate. Se uno poi vuole iniziare, ci sono scatole di montaggio fatte molto bene oggigiorno, anzi, e lì si tratta poi di assemblare i pezzi e poi chiaramente l'abilità è nella verniciatura. Nella sua opera qual è la maggior difficoltà che ha trovato? Invece di farla a fasciame, fasciame vuol dire che fai uno scheletro e poi su questo scheletro lo rivesti con i listelli eccetera eccetera e prende la forma della nave. E l'ho fatta a pane e burro, vuol dire sono tante tavolette sovrapposte e poi vanno tutte scavate, cioè quanto mai. Quanti premi ha ricevuto? Fra tutto diciamo una cinquantina, fra medaglie, attestati, eccetera, eccetera. Complimenti. Grazie. Tra poco trasmetteremo uno speciale condotto da Maria Elena Del Bianco e dedicato a un'azienda fanese che si occupa di riscaldamento termosanitario, depurazione dell'acqua e assistenza a caldaie. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani. We'll be right back.